Esattamente 10 anni fa, era luglio, feci una passeggiata con mio marito a Castel Gandolfo. Mi ero da poco trasferita a Grottaferrata e decidemmo di andare a visitare i dintorni. Capitai per caso in questo paese bellissimo, me ne innamorai immediatamente e vidi questo piccolo negozio che veniva dato in affitto. Avendo avuto da sempre l'amore per la pittura ed avendo sempre dipinto, mio marito mi disse: beh, potrebbe essere un'idea aprire questo piccolo negozio dove puoi esporre i tuoi quadri. E da lì partì la mia avventura. Sono Diana Crisandreas di Art and Art. In questo piccolo luogo mi occupo oramai da tanti anni di pittura, restauro di mobili e piccoli oggetti, creazioni di bijou in argento e pietre naturali e colleziono, quindi cerco e recupero tutto quello che è vintage e chiaramente antiquariato d'arredamento. Insieme a me collabora e lavora mio marito Giacomo Cosentino, che si occupa del restauro di piccoli mobili d'antiquariato e restyling di pezzetti vintage ed arredamento. Questi sono alcuni dei miei quadri e mi rappresentano profondamente. Mi fa piacere farvi vedere questo skyline di Castel Gandolfo con la chiesa San Tommaso da Villanova. E sono particolarmente affezionata a questo quadro perché è stato realizzato in un periodo cupo, quello del lockdown che tutti abbiamo vissuto. Io ho voluto rappresentare Castel Gandolfo con dei colori molto forti, ma che erano praticamente dentro di me, anche se vivevamo un periodo molto molto cupo. Questo perché adoro i colori e quindi i miei quadri, che sono quadri d'arredamento, le tecniche che utilizzo sono oli, acrilici e tecniche miste, quindi pittura e spatola. Quindi sono 10 anni che sono qui a Castel Gandolfo e dopo aver scelto questo locale per la mia attività e il mio lavoro, ho deciso anche di trasferirmi e di abitarci. È un posto con delle atmosfere veramente particolari e spero che tutti possano venire a visitarlo. È un posto magico, bellissimo, vi aspettiamo tutti qui.